Edson Arantes do Nascimento, per tutti Pelé, per metà del mondo del calcio il giocatore più forte di tutti i tempi, sicuramente il più elegante, l'uomo che carezzando il pallone ha meritato il titolo di calciatore del secolo. Oggi la sua vita diventa mito. Pelé non c'è più, si è spento a San Paolo ad 82 anni dopo un lungo ricovero in ospedale, inizialmente definito di routine dai suoi familiari, ma poi prolungatosi a dismisura fino al triste epilogo, culmine di una lunga battaglia contro la malattia. Dopo Maradona, Pelé. I due eterni rivali si ritrovano ora lassù, nel paradiso degli eroi dello sport, e sicuramente non mancherà un pallone per continuare a deliziare i presenti. Oggi ci rimangono i suoi 1281 gol, il premio di calciatore del secolo della FIFA. Ci resta oggi il ricordo della perla nera, il re del calcio, o rei. Il Santos è stata la sua unica vera maglia, 17 anni con quella casacca bianca dello stato di San Paolo, dove fu chiamato dall'allora tecnico Valdemar De Brito, fulminato dal talento orgoglio di papà Don Dico. Ma forse nemmeno Valdemar avrebbe mai immaginato che l'allora piccolo Dico avrebbe sfondato in carriera il muro dei 1000 gol, consegnando alla storia un valzer di numeri che lo avrebbe accompagnato sino al suo ultimo viaggio. E il gol numero 1000. Tra i portieri trafitti da Pelé ci sarà l'anno dopo il nostro Ricky Albertosi, finale mondiale 1970. Orey sfida le leggi della gravità, vola su Burnic e apre il poker di gol con il quale i verde oro porteranno a casa la coppa. Per lui è la terza, prima c'era stato il mondiale vinto in Svezia nemmeno 18 anni e quello in Cile 4 anni dopo, purtroppo macchiato da un serio infortunio. Ma Pelé rimane ancora oggi l'unico nella storia ad aver vinto 3 mondiali. Nell'ottobre del 77 diede il suo addio al calcio dopo gli anni negli Stati Uniti con i Cosmos. Per il Time è stato uno dei 100 eroi nonché icona del XX secolo. Oggi ci rimangono i suoi 1281 gol e il ricordo della perla nera. Orey, il re. Edson Arantes do Nascimento all'anagrafe. Per tutti e per la storia, semplicemente Pelé. Era ricoverato dal 29 novembre, ma il 21 dicembre le sue condizioni sono peggiorate drasticamente, impedendogli di trascorrere il Natale a casa. Ieri l'annuncio della figlia, Kelly Cristina, Pelé lascia il Brasile in lacrime, dopo una battaglia con un tumore al colon diagnosticato poco più di un anno fa. Una famiglia riunita nella stanza d'ospedale per non lasciarlo mai solo in questi ultimi giorni. Anche dal suo letto il grande campione non ha mai perso l'amore per il calcio, seguendo il Mondiale in Qatar, sostenendo il suo Brasile. E ora tutto il paese rende omaggio al suo simbolo con 3 giorni di lutto nazionale. Dopo la notizia della morte, durante tutta la notte sono rimasti illuminati il Cristo Redentore e lo stadio del Santos, dove si terrà la veglia funebre e dove già sono riuniti molti tifosi per piangere Orey. Una corona che non manca neppure nel ricordo di Neymar, che come Pelé è cresciuto nel Santos e al quale era unito da un legame speciale. Proprio come Ronaldo, il fenomeno, che chiude il suo messaggio con la semplicità di un grazie, riposa in pace. Parole, queste ultime usate anche da Leo Messi per la foto insieme, proprio a un Orey sorridente. Se Wembley si colora di verde oro, anche il mondo della politica non dimentica il campione, dal presidente del Brasile, Lula, a quello degli Stati Uniti, Joe Biden. I funerali si terranno martedì 3 gennaio a Santos, città a sud-est del Brasile, nella quale Pelé giocò quasi per tutta la sua carriera, tanto che la società ha decretato il lutto per 7 giorni con bandiera mezz'asta. Il feretro sarà poi portato in un corteo funebre per le vie della città prima di una cerimonia religiosa in forma privata. Decisioni prese dalla famiglia quando ormai era chiaro che le sue condizioni lasciavano poco spazio alla speranza. Ora i figli, i nipoti, il Brasile e tutto il mondo del calcio potranno commemorare il re. Adesso che se n'è andato, resterà per sempre, perché ha fatto tutto sul campo di pallone e prima di tutti gli altri. La storia del calcio ha uno spartiacque, prima di Pelé
e dopo. La rivoluzione comincia a Stoccolma, 1958, finale della Coppa Rimé, come si chiamava la Coppa del Mondo. A 17 anni contro la Svezia non solo vince, ma realizza una doppietta. Frantumate tutte le liturgie, cominciano i record. Il Brasile impazzisce, lo nomina patrimonio nazionale, anche per questo resterà sempre al Santos, senza emigrare nell'Europa che lo voleva, comprese Inter e Juventus. Diventa Orei, vince tutto con la maglia bianca del Santos, segnando in ogni modo, di testa, di destro, di sinistro, il calcio moderno, classe e forza fisica, fantasia e doti atletiche. Non si era mai visto nulla di simile. Vince anche il mondiale del 62 in Cile, ma cominciano a colpirlo alle gambe. Difensori macellai lo massacrano. In Inghilterra nel 66 quelli di Bulgaria e Portogallo mettono a rischio la sua carriera per i colpi al ginocchio. Brasile eliminato al primo turno, Pelé lascia la nazionale, vuole solo il Santos, ma la dittatura brasiliana, che in quegli anni è brutale, ha bisogno della Seleção campione, e così, pur di portarlo ai mondiali in Messico nel 70, alla vigilia caccia il CT Saldagna, che non voleva Pelé titolare, e mette Zagallo. Lì Orei fa tutto, e in mondovisione il primo a tentare un gol da centrocampo, costringe l'inglese Banks a quella che sarà definita la parata del secolo, il non gol più bello di sempre, con la finta geniale al portiere uruguagio Mazurkiewicz, e poi in finale la rete in sospensione che ricordiamo bene contro l'Italia. Burnic, grandissimo difensore, che non arriva nemmeno con le braccia per l'1-0 segnato di testa, e Pelé era alto 1,73. Poi l'assist geniale a Carlos Alberto per il 4-1. Tre mondiali vinti come lui nessuno mai, il fuoriclasse planetario. Un anno prima il gol numero 1000, saranno alla fine 1283 in 1330 partite. L'anno dopo l'addio alla nazionale. Poi sarà uomo immagine, il primo calciatore icona, pubblicità, contratti televisivi, tutto. Quindi le lustrine del soccer a New York con i Cosmos. Attore di successo nel film Fuga per la vittoria, con l'iconica rovesciata riuscita al primo ciak. Pallone d'oro del secolo ed una vecchiaia da sovrano insidiata da tanti talenti, soprattutto quello di Maradona. Si detestavano, fecero pace in diretta alla TV argentina nella trasmissione di Diego la notte del 10. Palleggi di testa ed un lungo abbraccio. Ovunque ora siano, ci piace immaginarli così. Voleva tornare nella casa del Santos, che è stata per anni il teatro delle sue magie calcistiche, e così sarà, per sua volontà. Il corpo di Pelé sarà così di nuovo sul manto verde di Vila Belmiro, lo stadio di quella squadra leggendaria che ora ha deciso di sospendere l'utilizzo della maglia numero 10, dove Orei ha passato la sua vita e le sue stagioni più belle dal 1957 al 1974. La veglia funebre si terrà lunedì, il giorno dopo l'insediamento del presidente Lula, e si svolgerà nel luogo delle sue prodezze e delle sue indimenticabili vite. I tifosi brasiliani si sono subito radunati attorno a quell'impianto sportivo mentre venivano annunciati tre giorni di luto nazionale in segno di rispetto per il re Nelson Arantes do Nascimento, per tutti semplicemente Pelé, l'unico nella storia del calcio ad aver vinto tre titoli mondiali. Il feretro di Pelé sarà poi portato in corteo funebre per le vie della città e passerà di fronte alla residenza di Donna Celeste, la madre del fuoriclasse, che ha appena compiuto 100 anni, mentre i funerali saranno celebrati il giorno seguente, martedì 3 gennaio, in forma privata. Successivamente la salma verrà portata al Memorial, il cimitero verticale del comune di Santos, il più alto del mondo, dove riposerà per sempre. Edson un giorno se ne andrà, soleva dire Orei agli amici, ma Pelé non morirà mai. Tanti gli omaggi e ricordi anche dall'Italia, paese che Pelé amava e dal quale è sempre stato amato. Ne aveva parlato in italiano anche in questa intervista esclusiva ai nostri microfoni di quasi 40 anni fa. Sopra un foglio di carta lo vedi il sole giallo. I miei amici di infanzia mi chiamano Edson, perché mi proprio nome è Edson Arantes do Nascimento. Negli anni 60 Pelé veniva spesso in Italia. Il Santos si esibiva in tournée e amichevoli. Orei fu anche sul punto di trasferirsi, ma nessuna delle big riuscì a fargli cambiare squadra. A Inter sì, mi ha preguntato a Santos se,
se io potevo venire a giocare qua in Italia. E dopo altra proposta che io mi lembro foi de Juventus, Juve, signor Agnelli ha parlato. Se tu fossi venuto in Italia, sarebbe cambiato qualcosa nella tua carriera? Sicuro, io parlavo meglio l'italiano. In questa nostra intervista di metà anni 80 scherza come sempre. In Brasile molte volte mi ha convidato, non per Presidente della Repubblica o per partecipare alla politica, ma io dico no. Era conteso anche dal mondo della politica, per lui troppo divisivo. Pelé preferiva unire le persone e continuerà a farlo per l'eternità. Corteggiato da tante squadre ma anche dai grandi registi, oltre allo sport, Pelé era molto amato anche dal mondo dello spettacolo, dalla musica al cinema. Eu sou brasileiro. Un mito che va oltre lo sport, non solo calciatore, ma anche attore e cantante. Pelé è stato tutto questo e ora manca anche al cinema e alla musica. La rovesciata del 4-4 girata al primo Chuck in fuga per la vittoria ha consentito anche alle generazioni più giovani di apprezzare le sue doti da fuoriclasse. L'acrobazia del caporale Luis Fernandez contro i nazisti nel film di John Huston del 1981 resta una delle immagini più suggestive del cinema. Orey interpreta se stesso nel film autobiografico Pelé dei fratelli Zimbalist, uscito nel 2016. Chiedo scusa, signore. Alzati, ragazzina! Subito al faro, forza! Il primo film a celebrarlo è stato girato nel 1962, Orey Pelé, il racconto della sua folgorante parabola dalle favelas al tetto del mondo. Il fuoriclasse brasiliano è stato anche un cartone animato, Pelézinho, e il protagonista di un documentario di Netflix, Pelé, il re del calcio del 2021. O esempio do meu pai e o carinho do meu povo. Edson Arantes do Nascimento amava anche la musica, ha scritto oltre 100 canzoni e il suo album Pelé Ginga è riuscito a vendere anche 100.000 copie in tutto il mondo. José Altafini mostra con orgoglio ed emozione una foto ormai storica, quella del Brasile campione del mondo del 1958. In quell'anno, nell'Europa divisa tra il blocco occidentale e quello orientale, la neutrale Svezia di re Gustavo VI incorona un nuovo re, il re del calcio, Pelé. Fino allora non c'era un giocatore che a 17 anni giocava un mondiale e vinto il campionato mondiale. E lui a 17 anni ha fatto scalpore, perché un giocatore giovane, la prima volta, ha fatto due gol in finale e ha vislumbrato il mondo. José Altafini detto Mazzola in onore del leggendario capitano del grande Torino e Pelé erano i due ragazzini di quel Brasile che rivelò al mondo la perla nera. Un gol al Galles, 3 alla Francia in semifinale, 2 alla Svezia in finale, il trionfo di Pelé del Brasile 1958 va oltre la dimensione calcistica. Quel successo vale il riscatto sociale di un'intera nazione sprofondata nella depressione 8 anni prima. Il Brasile entra di diritto nel mondo civilizzato grazie a Orey Pelé. Era un Brasile screditato, nessuno credeva che poteva fare bene il mondiale. Invece abbiamo rovesciato tutti i risultati e abbiamo vinto un campionato veramente straordinario. Raccontano che dopo il quinto gol alla Svezia, Pelé svenne, rinvenne e pianse per l'emozione. Pelé, l'inarrivabile, con buona pace di Diego Maradona. Da quando esiste il calcio non è nato nessun giocatore come lui. Il tributo è planetario, non conosce barriere e unisce proprio come faceva Pelé, Orey, il mito che ha attraversato più epoche non solo su un campo di calcio. Dalla politica agli atleti, dalle società sportive alle organizzazioni internazionali, la luce del ricordo è tutta per lui. Il suo Brasile ha colorato i simboli nazionali, il Cristo Redentore, gli edifici simbolo di Rio de Janeiro. Ho visto Pelé giocare dal vivo, scrive il presidente Lula, un privilegio.
L'America, l'Asia, l'Europa, non c'è angolo del pianeta che non si sia fermato per omaggiare il 10 che si è elevato a leggenda. Wembley, la cattedrale del calcio, si è illuminata. Sul maxischermo gli 82 anni che hanno fatto grande il calciatore. L'uomo che saltava gli avversari con la stessa semplicità con cui ha fatto palleggiare l'ex presidente americano Bill Clinton e ha emozionato quello attuale. La sua ascesa da uomo umile a leggenda, scrive Joe Biden, rappresenta la storia di ciò che è possibile. Ha lasciato il segno anche in chi non ha avuto la fortuna di vederlo giocare, posta il premier Meloni, in ricordo di chi passava dal tennis agli incontri con Nelson Mandela, per l'uomo che il presidente francese Macron definisce il gioco, il re, l'eternità. I vertici del mondo, i più grandi del calcio moderno, da Messi a CR7 a Ronaldo il fenomeno, tutti a mostrare orgogliosi uno scatto col re. L'asso Neymar lo incorona e riassume il pensiero dominante. Prima di Pelé, il 10 era solo un numero, il calcio era solo uno sport.